Centro Sportivo Educativo Nazionale, l'OCSEN, abbiamo il presidente per Salerno, centro sportivo che a 360 gradi si occupa di sport. Oggi ci trasferiamo in pieno Cilento, dove a Marina di Camerota si svolge da 14 anni un memorial per Mariolino. Mariolino era, oltre che un atleta, è stato un mio collega, quindi abbiamo lavorato per molti anni insieme nella palestra del Karate Club Cendola, e poi purtroppo, come sono i problemi della vita, è venuto a mancare 14 anni fa, e noi già dal primo anno dopo la scomparsa abbiamo iniziato questo memorial, e quindi non solo a Marina di Camerota, il memorial si svolge nel Cilento, quindi e addirittura abbiamo fatto un evento in memoria di questo nostro oltre che amico allievo a Viareggio. Poi, per quanto riguarda l'organizzazione XEN, lavoriamo a 360 gradi per quanto riguarda tutti i settori sportivi, ci incontriamo spesso per queste interviste. Questa è una gioia e un onore per me, anche perché oltre ad essere il nostro collaboratore, un amico, Pagiello, quindi nulla, oggi sono, diciamo, come ogni anno, un po' emozionato, perché questi ricordi mi portano nel passato. E giustamente Mario, come dicevo prima, era anche un grande amico, quindi questi ricordi mi mettono un poco, mi fanno commuovere. Quindi poi la presenza della madre, perché come ogni anno è sempre con noi, e anche quest'anno, diciamo che Mariolino per noi è qui, per noi e tutti noi è qui con noi, quindi Mariolino ovviamente con questa manifestazione è destinato ad essere ricordato per sempre come atleta, come persona e soprattutto come un atleta del karate. Tra tante, allora, abbiamo parlato di una stella in cielo, adesso parliamo invece di una stella al petto, perché il presidente ha questo fregio. Di che cosa si tratta? È la stella di bronzo del CONE, giustamente non è per tutti, ma non è che sia difficile da raggiungere questo traguardo. Diciamo che è l'inizio di un premio per i miei primi 30 anni di attività, quindi ho ricevuto questa stella dal CONE nazionale, perché evidentemente non per essere la meritavo, quindi è tuttora ancora mi impegno per andare avanti, perché ho un lungo passaggio tra l'argento e poi ci sta l'oro. Speriamo di arrivarci presto. Dietro a queste manifestazioni si raccoglie un anno di lavoro, perché come finisce il memorial si pensa già all'organizzazione del prossimo, dalla scelta della location, e quest'anno penso che il posto che abbiamo scelto sia conosciuto a tutti per la bellezza appunto paesaggistica, e abbiamo scoperto anche per, diciamo, un'organizzazione comunale che ci ha agevolato nell'avere questa splendida struttura. Il lavoro parte appunto da un'organizzazione tecnica di base, perché sono coinvolti dei professionisti appunto di questa arte marziale, con tutti i maestri che collaborano e che oggi sono qui ad arbitrare, perché ogni gara viene arbitrata appunto da un arbitro qualificato. Dietro c'è tutto il lavoro del presidente Lombardi nell'assemblare tutte le società e farle confluire a questa manifestazione, e il che non è facile, perché questo è anche un periodo di grandi impegni, ma dobbiamo dire che il memorial è molto conosciuto perché si svolge da 14 anni, e quindi dobbiamo dare atto che le società rispondono sempre con quasi una fedeltà a questo memorial, anche perché è dedicato a un grande atleta che è scomparso e che però è sempre nei cuori di tutti noi.
Di conseguenza c'è anche un'organizzazione, diciamo, anche di peso economico, quindi bisogna lavorare perché è una manifestazione dove ogni bambino viene premiato, non c'è nessuno che va via senza un ricordo di questa giornata particolare, dove comunque c'è anche un bel livello tecnico, perché oltre, diciamo, ai bambini che iniziano la disciplina troviamo anche dei campioni regionali in questa manifestazione, se non addirittura nazionali. Quindi queste giornate sono frutto di grande lavoro, perché organizzare, come vedete, questa perfezione di premiazioni, di movimento atleti, di giudici qualificati, è un grande, veramente, come possiamo dire, frutto di un lavoro di staff, di equipe, presidiato dal nostro presidente, che quest'anno non soltanto con altre discipline tipo calcio, settori olistici, fitness, wellness, danza, sta veramente portando un livello alto anche in campagna di questo karate, che speriamo abbia sempre nuovi adepti, e speriamo che questa manifestazione serva appunto a richiamare i ragazzi su un'arte marziale importante, soprattutto in questo momento dove manca appunto il rispetto verso le persone, e quindi il bambino viene educato appunto al rispetto delle regole, e soprattutto c'è sin da piccolo, certo, perché qui abbiamo addirittura, premieremo anche l'atleta più piccolo oggi, quindi di conseguenza per noi partiamo dal presupposto che crescere nello sport è crescere nella vita, quindi questa, anzi suggeriamo a molti genitori questo tipo di arte marziale, alcuni la chiamano anche disciplina sportiva, però è soprattutto un'arte dell'imparare a essere consapevoli di se stessi, delle proprie forze, e saperle utilizzare a favore del prossimo e non contro il prossimo. Siamo qui tutti per una persona, Mariolino. Per Mariolino, sì. Mariolino è un grande ragazzo, era meraviglioso, come tutti questi ragazzi che fanno il karate. A me mi ha mancato tanto e mi manca ancora, sono 14 anni. Sono 14 anni, per me sembra un'eternità. A me non mi manca niente, però mi manca Mario. Io ho due figli, uno sta a Bergamo, si chiama Fernando, però a me mi manca Mario perché è un ragazzo solare, affettuoso, pieno di vita. Oggi lo ricordiamo tutti, signore. Sempre, sempre, tutti i giorni. La mia casa è piena di fotografie, dove mi giro e giro io vedo Mario e delle volte ci parlo. Che cosa le dice? Tante cose che mi mancano. Mi mancano i suoi abbracci, mi mancano i suoi baci, mi mancano le sue carezze. Noi giocavamo come bambini, perché ci portiamo 15 anni di differenza da uno dall'altro. Quando mi ha nato Mario io avevo 15 anni. Era giovanissima, sì. Giovanissima. Come un fratello. Come un fratello. Noi andavamo a Vallo della Lucania, mi portava in giro, mi presentava, questa è la mia mamma. E mi dicevano sempre a Mario, non è vero, questa è tua sorella. Giocavamo come bambini, che poi mi diceva mio marito, adesso arriva il tuo fidanzato, quando lo vedeva. Perché io giocavo più con lui e non con mio marito. Stavamo sul divano, stiamo sempre vicini, attaccati. Oltre a questi ricordi, signor, una cosa che può dirci oggi e che è inerente, diciamo, alla giornata, ecco, parliamo dello sport, che cosa si ricorda dello sport, della sua disciplina, del karate? Mario era affettuoso alla sua disciplina, è andato pure in Sicilia una volta a fare il karate con Alfonso. E lui era pieno di vita quando faceva queste cose qua, poi non faceva solo il karate, faceva pure la piscina, era istruttore di piscina e insegnava 45 bambini piscina, giocava a pallone, giocava a calcetto. Un atleta? Era un atleta, e quando poi l'abbiamo portato a Milano, che da veronese, diceva che aveva un cuore grande, perché era un cuore d'atleta. Beh, intanto tengo a precisare che oggi sto vivendo questa esperienza come sindaco, e quindi
è giusto, stiamo ricordando una persona che aveva la passione dello sport e del karate in particolare, che era un nostro concittadino, che era un mio coetaneo, perché siamo andati insieme a scuola con Mario, quindi so e conosco bene i valori che lui, al di là dell'attività sportiva, teneva insiti nella sua persona. Ed è giusto oggi ricordarlo in questa 14ª edizione, come lei richiamava, perché lo sport, e non mi stancherò mai di dirlo, oltre all'aspetto prettamente agonistico, riveste poi ruoli fondamentali sotto l'aspetto sociale, aggregativo, umano, valori di regole. Oggi le regole stanno sempre più venendo meno, e questa attività, questa disciplina è basata soprattutto su quelle che sono le regole. E Mario era un ragazzo che era abituato al rispetto delle persone, quindi un pensiero, l'ho detto prima, voglio ed intendo ribadirlo anche in questa circostanza di intervista, ai suoi familiari, alla madre, al padre, al fratello, perché hanno continuato anche attraverso la presenza fisica, partecipando a questi memorial, di dimostrare il rispetto attraverso lo sport. Quindi un plauso va agli organizzatori, va Alfonso D'Angelo, che sta facendo tanti sacrifici per portare avanti questa azione. Quindi noi siamo qui, io e l'assessore delegato allo sport, a testimonianza non solo nel ricordo di Mariolino, ma anche dell'importanza dello sport che, come dicevo, oltre a ricoprire quell'aspetto agonistico, riveste anche aspetti sociali, aggregativi e umani. Lo sport è il modo migliore per far stare insieme le persone, soprattutto per apprezzare il modo di comportarsi, il giusto modo di stare nelle azioni comuni. E questa disciplina, soprattutto, che è una disciplina che richiede un grande rispetto delle regole, un grande rispetto dell'avversario, ed è il modo migliore, io mi riallaccio a quello che diceva il sindaco prima, per ricordare una grandissima persona che è stata Mario, un nostro amico, un nostro coetaneo. E come dicevo prima, la stragrande maggioranza degli atleti, dei partecipanti qui, non l'ha potuto conoscere per questioni anagrafiche, però con questa disciplina, con i genitori, con il maestro Alfonso D'Angelo, sicuramente impareranno a conoscere quello che è stato e i valori che aveva all'interno della persona. Una giornata meravigliosa con tanti bambini protagonisti, nel ricordo di un uomo di sport che soltanto fisicamente non è qui, ma che vedo è rimasto ben saldo nella memoria di tutti. Quindi, in onore di questa persona, noi siamo qui oggi con la mamma soprattutto, e quindi per vivere con lei questi momenti di grande così rispetto verso chi si è prodigato per lo sport, perché sappiamo benissimo che lo sport è un alto, diciamo così, per i valori ci si dà molto da fare, e quindi riteniamo che lo sport sia quel veicolo portante che serva ai giovani perché acquisiscono quei valori che soltanto lo sport, il sacrificio, l'umiltà possono insegnare. Quindi per me è una giornata importante, e porto i saluti dell'amministrazione comunale tutta. L'amministrazione è vicina a tutte queste iniziative e mi congratulo davvero di cuore con gli organizzatori, con la scuola che ovviamente è impegnata in questa manifestazione. Il nostro palazzetto dello sport è a disposizione soprattutto per queste attività sociali molto importanti, è aperto 24 ore al giorno a disposizione. E ricordiamolo, perché ha un anno di vita il palazzetto. Sì, ha un anno di vita e sta vivendo quest'anno con un'intensità straordinaria, soprattutto perché qui passano le associazioni che sono il cuore pulsante della società. Tutti coloro che si impegnano per il sociale molto spesso si sono sostituiti alla politica e hanno portato avanti anche degli importanti progetti per la nostra società. Quindi siamo veramente soddisfatti di questo, vogliamo andare avanti in questa direzione, e avanti così.